Ci siamo? Sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 239 favorevoli, 78 contrari. La Camera approva. Avverto che in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna sarà pubblicato lo schema recante la ripartizione dei tempi per l'esame del testo unificato delle proposte di legge 2839A, recante disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica. Ci sono gli interventi di fine seduta. La collega Iori, prego. Prego, collega, per favore, colleghi, sta intervenendo la collega Iori. Un po' di rispetto, prego. Grazie Presidente. Oggi è il Missing Children Day, la giornata internazionale dei bambini e adolescenti scomparsi nel mondo, che si stima siano circa 8 milioni ogni anno. Questa mattina il Papa Francesco e il Presidente Mattarella sono intervenuti denunciando questo orrore. In Italia nel 2015 sono stati circa 5.400 i bambini scomparsi e rappresentano un fenomeno in crescita che comprende fughe da casa o da istituto, sottrazione nazionale o internazionale, rapimenti, ma soprattutto i minori migranti, i minori stranieri non accompagnati, che sono ben il 76% nei primi 3 mesi del 2016. Dietro queste cifre ci sono storie di infanzia e adolescenze invisibili che restano per sempre sconosciute, percorsi che scivolano via attraverso lunghi itinerari di fuga per finire nei gorghi della malavita organizzata, dell'accattonaggio, persino del commercio di organi, storie che non fanno nemmeno notizia perché se ne perdono i numeri. Il tempo dei minori migranti è fatto di viaggi che talvolta durano gli anni della crescita, anni che si intrecciano con la perdita degli affetti familiari. È dunque importante e urgente mettere in campo strategie di collaborazione a livello nazionale e internazionale, coinvolgendo i governi, le forze dell'ordine, i servizi sociali, le associazioni di volontariato e sensibilizzando l'opinione pubblica. Occorrono innanzitutto misure specifiche e forti per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, ma soprattutto si dovrebbe intervenire immediatamente perché un tempestivo avvio delle ricerche, già dai primi momenti dopo la scomparsa, produce più facilmente un esito positivo. E infine è importante offrire anche sostegno emotivo e giuridico ai genitori e ai familiari dei bambini scomparsi che spesso rimangono abbandonati con il loro dolore e il loro senso di colpa. Dunque, prevenire le scomparse significa preservare il futuro e il senso dell'infanzia e della vita stessa. Grazie, la collega Gregori, prego. Grazie signor Presidente. Intervengo perché domani presso il comune di Subiaco, in provincia di Roma, ci sarà un'iniziativa per la valorizzazione della rocca abbaziale, dove prenderanno parte il sindaco Francesco Pelliccia, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, e il ministro Dario Franceschini. Tutto questo sarebbe normale se il comune di Subiaco non andasse al voto il prossimo 5 giugno e potrebbe essere normale, anche se il comune va al voto, che il sindaco Pelliccia non sia ricandidato. Invece non è normale perché ci sono tutti e due questi elementi che violano palesemente la